PFP, percorsi di istruzione e formazione professionale per giovani tra i 15 e i 18 anni. L'Istituto Professionale Edile coordina da anni la formazione per acquisire la qualifica professionale gratuita di operatore edile alle strutture, con particolare attenzione all'inserimento dei ragazzi nel mondo del lavoro grazie a lezioni, laboratori, stage e a molteplici attività che favoriscono l'integrazione e il valore dello stare in gruppo. Nello sviluppo della professionalità dei più giovani, l'Istituto Edile si avvale di qualificati professionisti del settore e non solo, che svolgono al meglio il ruolo di docenti. La qualifica di operatore edile è una qualifica gratuita, professionalizzante, che nasce nel 2012, che si inserisce nel panorama regionale delle qualifiche professionali. Dà la possibilità ai ragazzi di sperimentarsi praticamente sul campo di lavoro. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, sperimentandosi sia in aula che nel nostro laboratorio costruzioni di 1000 metri quadri e soprattutto in stage. Ci sono infatti 3 o 4 periodi di stage piuttosto lunghi in azienda, dove i ragazzi simulano un'attività lavorativa. Abbiamo ragazzi che provengono da diverse nazionalità, per cui l'obiettivo veramente all'inizio è educativo più che formativo, no? Quindi è fare gruppo, è utilizzare didattiche un po' innovative. Se da un lato i ragazzi sono pochi da un certo punto di vista, perché stiamo parlando di circa 25 ragazzi per classe, è ovvio che c'è un percorso assolutamente personalizzato, individualizzato per ognuno di loro. Vediamo una scultura creativa, di che cosa si tratta? Inizialmente doveva essere un orso, poi abbiamo optato per fare un drago e poi è uscito questo che possiamo vedere. Beh, insomma, il drago, dai, un po' di forma ce l'ha, dai, abbiamo... Perla, cioè, speriamo. Vi state divertendo? Sì, no, è una bella esperienza da fare. Gli allievi dell'Istituto Professionale Edile fanno anche molto gruppo, quindi attraverso queste attività sanno anche un po' scoprire o riscoprire il senso del lavorare insieme. Assolutamente, è uno degli scopi di questo istituto, anche perché il lavoro di squadra è fondamentale in cantiere e quindi è un aspetto che noi curiamo molto anche in laboratorio, anche facendo attività di altro genere. Perché è un gruppo e una squadra che lavora bene insieme, sicuramente un gruppo che lavora con entusiasmo, che lavora con serenità spesso e volentieri, che produce molto bene e quindi è sempre positivo. Facciamo un focus sull'importanza comunque del lavoro pratico. Col lavoro pratico hai, dal mio punto di vista, una soddisfazione proprio quotidiana. Arrivi a sera che vedi quello che hai fatto e capisci che e attraverso il ragionamento, le conoscenze, l'esperienza e il lavoro delle mani puoi comunque costruire qualcosa che rimane, spesso e volentieri rimane nel nostro mestiere e quindi mi sembra che a livello umano quindi abbia un'importanza dal mio punto di vista fondamentale, insomma. È una domanda che richiede una risposta tecnica molto dettagliata e lunga, ma per indicarne uno dei parametri, forse anche il più importante, possiamo dire che è abbastanza facile misurare in modo affidabile la qualità delle opere in calcestruzzo attraverso le prove di schiacciamento che vengono fatte con campioni prelevati durante il getto in cantiere, quindi parliamo di opere in cemento armato e in calcestruzzo nuove, e quindi questi vengono appunto testati e vengono schiacciati fisicamente per vederne proprio la resistenza a compressione. Quindi una delle caratteristiche importantissime del calcestruzzo è proprio la resistenza a compressione. Poi ce ne sono degli altri, ma ovviamente questo rimane quello fondamentale per la sicurezza e la stabilità degli edifici. Come abbiamo visto, sono molte le attività creative organizzate per stimolare la fantasia e perfezionare la tecnica di un mestiere che non è solo muratura. Inoltre, all'IPLE prendono corpo anche progetti dove il canto e la musica acquisiscono un valore determinante come strumenti di socialità, espressione e perfezionamento della lingua italiana. Qual è la risposta dei ragazzi di fronte a questa nuova per loro attività di canto corale?
Beh, diciamo che all'inizio l'entusiasmo era moderato, perché all'idea di cantare alcuni di loro hanno un po' storto il naso. Devo dire però che nella pratica, nel lavoro pratico quotidiano con loro, le cose stanno andando piuttosto bene, quindi l'impressione è che si divertano, ecco. Magari ogni tanto capita qualche così, perplessità sulla scelta del repertorio, sulla lingua straniera, però si stanno rendendo, credo, conto anche loro che la musica aiuta anche a imparare un testo, per esempio, in una lingua sconosciuta, ed è una grossa, credo, risorsa, insomma, perché permette di cantare insieme, di cantare in gruppo, di svolgere un'attività così in comune che loro non conoscono, e quindi dà una idea di forza. L'arte del canto aiuta anche ad esprimere le proprie emozioni. Magari in questa età i ragazzi fanno fatica a tirar fuori quello che hanno dentro, e non mi riferisco solo alla voce. Il canto, anche se lo si pensa come un'attività lontana, ha questa grande potenza che appunto si giustifica quasi da sé una volta che si ha la buona volontà di praticarlo. È un mezzo espressivo. È il motivo per cui cantare da soli risulta così difficile per la maggior parte dei ragazzi, in un mondo in cui non si è abituati a cantare, e invece il cantare in gruppo toglie queste remore, queste timidezze, e quindi in qualche modo si parte. E allora diventa davvero un mezzo di espressione senza questa appunto timidezza che davvero può colpire tutti e che può fungere da freno. Dopo 3 anni frequentati qui all'Istituto Professionale Dile, ci racconti che esperienza è stata per te questa scuola? È stata una bella esperienza, perché qui abbiamo imparato tante cose nuove, così di un professionale che non ho mai imparato, ma da qui avevo la possibilità di fare questa scuola e imparare qualcosa di nuovo per avere un lavoro nel futuro. Tu da dove vieni? Io vengo dal Gambia. Noi sappiamo di te che hai un progetto niente meno che con la BBC in Inghilterra, quindi ci racconti qualche cosa? Sì, certo, perché abbiamo fatto qui un rap con la scuola in via Villaggio del Fanciullo, dove ci imparavamo la lingua tutti assieme, e da lì avevamo tante cose da dire, così abbiamo deciso di farlo come una canzone, a parlare come chi siamo noi e cosa ne vogliamo nel nostro futuro, che è pace. E la canzone si chiama Benkelema, che vuol dire stare insieme in pace. Adesso passiamo a chiedere qualcosa anche all'insegnante, perché insomma hai citato appunto l'importanza anche di aver imparato la lingua, quindi qui abbiamo la tua insegnante che cura anche, tra le altre cose, proprio l'italiano per i ragazzi che arrivano dall'estero. Questi ragazzi arrivano da lontano, da altre culture, con un'altra lingua, e sono catapultati qua e hanno bisogno un pochino di riorientarsi all'inizio, quindi di imparare una lingua, di imparare le parole che gli serviranno poi sia a scuola ma nella loro vita quotidiana, perché poi è questo che li aiuta a crescere, stare con altre persone, stare con amici e piano piano crearsi un futuro. Quindi qui in Iple questa occasione per questi ragazzi c'è, gli diamo un'opportunità di imparare un lavoro e di accompagnarli in questo lavoro. Il mondo dell'edilizia, secondo me, a mio parere, è da prendere sul serio, non è un mondo per niente facile, ma alcune persone magari pensano che tirarsi un muro sia facile, metto il mattone, metto la malta, il cemento e va bene così, però bisogna fare attenzione a molte caratteristiche che il muro deve avere. Sono a Liple grazie a un volantino che ha trovato mia madre, e la ringrazio perché mi ha salvato il mio futuro. Non mi scorderò mai di questa scuola, delle opportunità che mi può dare, che mi darà sicuramente un futuro, ed è perfetta, è la mia scuola ideale. Qual è l'attività che ti piace di più? Disegno tecnico, laboratorio di italiano e laboratorio edile. Lo consiglieresti anche ad altre tue coetanee?
Sì, è una gran bella scuola e secondo me ci sono molte cose che si possono fare anche se sei una ragazza. Anche nel nuovo anno prosegue il nostro viaggio virtuale alla scoperta di edifici curiosi, bellissimi e bizzarri. Questa settimana siamo in Azerbaigian per visitare il centro culturale Heydar Aliyev, nella capitale Baku. L'edificio prende il nome dall'ex presidente dell'Azerbaigian, in carica per 10 anni fino al 2003. Ospita una sala conferenze con 3 auditorium, un museo e una biblioteca, e con esso si vuole riqualificare anche culturalmente la città. Un edificio bellissimo, ha una forma molto sinuosa, molto particolare, che incide pesantemente e positivamente sull'aspetto complessivo di una città in grande trasformazione come è Baku. Si tratta di un edificio che è fatto da un guscio unico, quindi di bellissime pieghe che partono proprio dal terreno, si innalzano e vanno a coprire di fatto 3 edifici che per funzione, per tipologia, sono in realtà diversi tra di loro. Si tratta fondamentalmente di un museo, di una biblioteca e di un auditorio per la musica e per gli spettacoli. Questo unico guscio, appunto, è fatto da un reticolo tridimensionale in acciaio, forma quindi molto complessa e anche molto difficile da gestire dal punto di vista tecnico, sia come rivestimento interno sia come copertura, a partire dall'impermeabilizzazione fino al rivestimento finale, appunto, di questa superficie bianca candida che appunto è diventato ormai un segno nello skyline della città. All'interno le cose particolari sono legate in modo specifico all'auditorio, che per essere proprio separato anche acusticamente è pensato un po' come una scatola di cemento armato rivestita con dei materiali fonoassorbenti. All'interno della sala c'è un rivestimento in legno, quindi è l'unica sala al mondo che è rivestita completamente in legno, con lo stesso materiale a 360 gradi e con una specie di continuità molto particolare dal punto di vista architettonico proprio delle pareti, che diventano soffitto, parete e pavimento, quindi è un tutt'uno, una forma molto particolare. Dal punto di vista tecnico invece, essendo un ambiente unico, i tecnici sono riusciti a risolvere il problema della qualità acustica creando in alto una specie di cavità nascosta che può essere all'occorrenza aperta o chiusa per poter modificare l'acustica dell'auditorio a seconda delle necessità, appunto, del momento. L'edificio quindi rimane tutto sommato uno dei bellissimi esempi di architettura sinuosa e organica che ci ha dato l'architetto Zahadid. Qual è la costruzione più bella o più curiosa che avete mai visto? Inviateci le vostre segnalazioni, ma anche domande o curiosità, scrivendo una mail all'indirizzo edilizia@edili.com. Tra i corsi in avvio all'Istituto Edile vi segnaliamo giovedì 17 gennaio l'aggiornamento per datori di lavoro con compiti di RSPP, settore costruzioni. All'interno di BIM Academy Bologna è in partenza il corso BIM e prevenzione incendi, una nuova professionalità per il progettista digitale. Quello che noi vogliamo fare è far sì che il progettista antincendio, che già oggi in seguito all'evoluzione della normativa ha aumentato la sua professionalità in ambito progettuale, continui, diciamo, l'aggiornamento progettuale in un ambiente BIM. E questo lo faremo in un corso con IPLE, in cui saranno coinvolti appunto anche i vigili del fuoco, e cercheremo appunto di spiegare come integrare la progettazione antincendio all'interno del mondo digitale BIM. Per restare aggiornati e per qualsiasi informazione sui corsi in partenza o in programmazione, vi ricordiamo che potete consultare il sito www.edili.com, oltre a seguire l'Istituto Edile sulle pagine social e rivedere le trasmissioni su YouTube.